Regina e Ascoli in campo per continuare la corsa verso i rispettivi obiettivi. Un sogno, quello dei calabresi, con i playoff non proprio distanti e aritmeticamente possibili. La salvezza diretta per l'Ascoli, reduce da 4 vittorie consecutive, e in questo momento forse la squadra più in forma del campionato, merito di Andrea Sottil. Baroni a sua volta ci crede e suona la carica, dirige il signor Abisso di Palermo. Pronti via, ed è dalle mura sugli sviluppi di un calcio d'angolo in ritardo al primo squillo Amaranto. Calabresi in gol al 18° con Cionec di testa, che colpisce il palo alla destra di Leali e col pallone che poi si insacca. Doppia opportunità per l'Ascoli al 19°, prima Baic poi Caligara, bravo Nicolas ad evitare il gol. Al 21° l'espulsione del tecnico dell'Ascoli Sottil, battibecco fuori programma anche con Baroni, poi la signora Marotta, quarto ufficiale di gara, mette tutti d'accordo e Sottil si avvia verso il sottopassaggio. Il manedicione che al 27° è netto, calcio di rigore per l'Ascoli, batte Sabiri, Nicolas si supera ed è via in calcio d'angolo. Il pari è cosa fatta però al 41°, la ripartenza di Sabiri, Baic si accentra da sinistra e batte Nicolas nell'angolino basso. Ripresa subito il raddoppio ospite, Eurogol di Sabiri che rimedia l'errore dal dischetto e infila il 7 con una sventola di rara bellezza dopo 5 minuti di gioco. Definitivo pari della Regina al 18° con Montalto di testa dopo l'assist di Rivas, che aveva tagliato fuori la difesa bianconera e il portiere Leali. L'ultima emozione la regala Saric al 23°, ma anche qui Nicolas si è confermato in grande forma. Finisce 2-2 tra Regina e Ascoli.